cari amici, allegria, diceva il compianto Mike. E qui c'è poco da stare allegri perché siamo arrivati un po' in ritardo oggi, dovete scusarci un po', però insomma, lavoro, quello e l'altro, abbiamo tante cose da fare, quindi... Ah, c'è anche Arianna, Arianna, arriva dov'è? Arriva anche Arianna, ecco, dai, finalmente speriamo di partire perché oggi siamo arrivati veramente un po' con l'acqua alla gola, ci scuserete, e anzi colgo l'occasione per ringraziarvi perché ci seguite sempre calorosamente, e, insomma, non solo dalle nostre frequenze di Veneto Globe, ma anche sul sito venetoglobe.com. E poi insomma, io ho iniziato la mia carriera, diciamo così, di presentatore, insomma, con lettere, attraverso la radio, quindi un grande saluto a Radio Conegliano, questo me lo devo proprio togliere. Arianna finalmente è arrivata, la vedo qui che è arrivata, mi ha portato un panino forse, cos'è? No, cosa mi ha portato? Venga Arianna. Mi aveva chiesto l'ingrediente. Ah, è vero, vedete che io me l'avevo già dimenticato, oggi con la fretta me ne sono anche dimenticato. Gli avevo chiesto, per chi non ha visto la puntata dell'altra volta, gli avevo chiesto di creare una ricetta, di cercare di creare una ricetta con un ingrediente, con degli ingredienti pugliesi e calabresi. Questo perché lo scoprirete durante la puntata, perché è motivo del mio ritardo proprio anche questa cosa del pugliese e calabrese, poi vedrete perché mi sono intrattenuto, insomma, ho fatto un po' tardi oggi. E quindi oggi quelli sono dei taralli. Sì, sono dei taralli al finocchio, e purtroppo ho trovato solo un ingrediente pugliese. Ah, sì, perché sono pugliesi quelli. E quindi calabrese? Calabrese ho fatto un po' più fatica, quindi per oggi questo. Questo qua è un problema perché io non gliel'avevo neanche detto, però avrei avuto piacere che fosse più calabrese che pugliese, a dire la verità. Poi scoprirà perché. Quindi, taralli? Sono dei taralli al finocchietto. Sì. E ho ideato una ricetta semplice. Sì. Praticamente consiste nel... è una panatura, diciamo, una pastella, che poi noi andremo a mettere sulla nostra fettina, in questo caso di tacchino, useremo l'uovo e la farina, i taralli andremo a frullarli e poi facciamo la fettina di carne in padella, però con una panatura un po' diversa e anche un po' più saporita. Saporita? Sì. Allora, lei intanto inizia, sì, con le sue, si accenda le sue cose. Io insomma, ringrazio anche la nostra regia e i nostri autori che sempre mi preparano qui al lato del mio lavandino qualche curiosità, diciamo, sulla ricetta della giornata. Quindi loro, ovviamente, io l'ho scoperto oggi che facevamo i taralli con il finocchio, però loro lo sapevano già. Il finocchio, ovviamente conosciuto soprattutto per le sue proprietà digestive, è un'ottima pianta, è un'ottima verdura anche, insomma, che ha ottime proprietà digestive, e nel caso, in questo caso stiamo parlando di semifinocchio, ma nel caso del finocchio vero e proprio, lessato e utilizzato nelle insalate, serve anche proprio per dare un maggior gusto e rotondità a tutti i piatti. Infatti molti me lo dicono, anche perché io sono... insomma, mi occupo di alimentazione, insomma, in tutti i campi, non solo nel campo della pasticceria, cioccolateria, che è il mio, ma anche proprio nella cucina, e molti mi dicono: guarda che io, per esaltare gli altri sapori nel piatto, utilizzo un po' di finocchio. Vada a frullare intanto. Poi la cosa che interesserà ai nostri amici e alle nostre amiche, continua un po'. Intanto abbiamo frullato sì, i nostri taralli. Che useremo al posto del classico pan grattato. Che useremo al posto del pan grattato. Quindi perché mettiamo il tarallo? Spieghiamolo questo, e non mettiamo il pan grattato. Mettiamo il tarallo perché appunto ha un impasto completamente diverso, con anche dell'olio d'oliva, quindi ovviamente ha un sapore molto più deciso, e con il finocchietto è sì, più croccante, immagino, infatti, giusto? È anche molto aromatico, e poi appunto quando andremo a metterlo in padella andrà a sbruciacchiarsi, diciamo, e diventerà veramente una paratura croccante e invitante. Benissimo, allora vada pure avanti. Sì. Cosa particolare del finocchio, oltre a far digerire, non solo fa digerire, ma evita anche la flatulenza, quindi diciamo ci fa digerire, ma poi ci contiene anche da un certo punto di vista, quindi è sicuramente un tipo di vegetale molto interessante, è ricco di potassio e di flavonoidi. Io conosco perché, occupandomi di cioccolata, anche il cioccolato è ricco di flavonoidi, e sicuramente insomma, i flavonoidi aiutano, diciamo così, a combattere un po' quelle che sono le malattie cancerogene, e quindi dovremmo assumerne sempre molti già da bambini.
abbiamo battuto l'uovo, giusto? Stiamo battendo l'uovo per la panatura? Sì, io direi di fare una panatura e si può fare anche comunque una pastella aggiungendo comunque una parte di liquido. Possiamo utilizzare del latte, ad esempio, o comunque renderla un po' più liquida e morbida. In questo caso noi facciamo una panatura così che non andiamo ad aggiungere altre cose all'interno dell'uovo. Allora, io accenderei intanto, riscalderei la pentola e adesso abbiamo finalmente, perché non ha pensato lei all'ingrediente calabrese e io ho pensato a un bel ingrediente calabrese in carne e ossa e è il motivo del mio ritardo, perché è arrivata in treno 5 minuti fa e mi fa: Mirko, sono in ritardo di 3 ore di treno. Ho detto: ma come in ritardo di 3 ore? Quindi ha dato la colpa a Trenitalia, ma secondo me, conoscendola, la colpa è un po' sua. E invito a raggiungerci la nostra Teresa Punteri. Ecco qua, Teresa. Ecco. Teresa è una calabrese doc, insomma io ho conosciuto anche sua madre, suo padre, insomma in varie occasioni, con Teresa, insomma, mentre noi facciamo questa ricetta, diciamo, con il tarallo, volevo invece parlare un po' della cucina calabrese. Quali sono, Teresa, i piatti tipici della cucina calabrese? A parte che abbiamo anche noi taralli che non sono proprio questo genere di taralli, noi siamo un po' più dolci, tradizionali, quindi si fanno spesso a Pasqua, però sono molto diversi da questi pugliesi. Però parlando di taralli, era una notizia che magari poteva... Il tarallo pugliese più salato, il calabrese un po' più dolce. Sì, sono dei dolci. Sono dei dolci, sono a forma sempre di tarallo, tondi. Ammetto che io non li conosco neanche, pur essendo un pasticcere non li conosco. No, sì, si fanno tipicamente a Pasqua, però sono buonissimi da fare tutto l'anno perché sono da inzuppare nel latte o da prendere col tè, perfetti. Però poi la cosa che caratterizza di più i piatti calabresi è il peperoncino. Noi lo mettiamo dappertutto. Quindi siete quasi come gli indiani che usano le spezie forti. In effetti lo confermo, perché anch'io ho diversi amici, adesso a parte voi, però ho diversi amici in Calabria e ogni volta io ritorno a casa ustionato da questa... è una spezia buona che fa bene sicuramente, il peperoncino, però in effetti poi quando è troppo... A me personalmente faccio fatica proprio, lo ammetto. Allora, intanto, Teresa, mi scuserai un po', però voglio vedere un po' a che punto è la nostra Arianna. Sì, io ho preparato l'uovo, ho aggiunto un po' di sale, anche poco perché comunque sul tarallo è già abbastanza saporito, e posso andare a mettere anche un po' di pepe per dare appunto un tocco in più, diciamo. Ne metto comunque poco perché voglio lasciare il sapore del finocchietto così com'è. A questo punto vado a prendere la... Ricordiamo che noi stiamo facendo una panatura a base solo d'uovo praticamente, e di tarallo, però avremmo potuto fare anche una panatura con un liquido, come diceva prima. Sì, diciamo che potevamo decidere di fare o una pastella o comunque una panatura del genere. La pastella viene fatta praticamente col solito procedimento, basta aggiungere anche un po' di farina bianca all'interno del nostro uovo e poi andiamo a mettere un liquido. In questo caso io consiglio di mettere del latte. Vedete, io voglio far vedere agli amici a casa, vedete, magari mi metto qui se la regia ci aiuta, che questo tarallo, diciamo, sbriciolato non è come il pan grattato, però è proprio un po' più, cioè ci sono dei pezzettini un po' più irregolari, un po' più grandi, e questo, una volta che verrà cotta la nostra fettina, ovviamente darà l'elemento ancora più croccante rispetto al solito, appunto. Sì. Eccoci qua. Andiamo a levare l'uovo che c'è in eccesso sulla nostra fettina di carne, perché noi non vogliamo dare una panatura troppo pesante, quindi lo sgrondiamo bene e poi andiamo a passare la nostra fettina di carne all'interno dei nostri taralli sbriciolati. Ovviamente posso decidere di dare la consistenza della mia panatura, perché io posso frullare di più o meno i nostri taralli. Diciamo che li ho lasciati una parte abbastanza sottofini, diciamo, per andare ad aderire bene, però comunque poi le bricioline sono piacevoli. Questo processo una volta l'ho visto fare con i cornflakes. Sì, quindi si fa anche con quello. Quindi, sì. Voi sbizzarritevi, mi sento di dire anche un po',
se volete il tarallo, come in questo caso nella ricetta di Arianna, però se volete usare il cornflakes, vi assicuro che l'ho assaggiato ed era veramente buonissimo. Sì, è molto buono, infatti è solo per un fattore appunto di croccantezza. Poi noi abbiamo deciso di usare il finocchietto per dare ancora più aroma. Andiamo a mettere la nostra fettina. Io intanto avevo fatto scaldare l'olio. Sì. Non dovete farlo scaldare troppo, altrimenti si brucia subito. E andiamo a rosolare la nostra fettina. Ovviamente la mettiamo a fuoco medio, perché in realtà l'importante appunto è cuocere bene la carne, perché ovviamente essendo carne bianca, altrimenti potrebbe provocare dei problemi. Se fosse carne rossa, carne rossa è buona mangiata senza tante panature, voglio dire, no? Magari no, ma questa anche qui leggermente, bianca, leggermente è bene che sia. Però sappiamo come l'Organizzazione Mondiale della Sanità contro la carne rossa abbia, diciamo, abbia emesso un monito che non è che faccia benissimo. Noi siamo tra quelli convinti che della buona carne rossa faccia ovviamente bene, però diciamo, per chi avesse più sensibilità, o comunque per l'alimentazione di bambini, che io tante volte lo dico, adesso qui dico una cosa un po' personale, però io da adulto mi posso prendere anche la responsabilità di mangiare un prodotto che forse non è proprio l'ideale per la salute, però ho tre figlie, che saluto peraltro, alle quali non mi permetterei di far rischiare qualcosa. Io da adulto dico, vabbè, io lo dico così, di qualcosa devo morire, e quindi magari mi posso mangiare anche una fettina di carne rossa e magari anche un po' brustolata, che a me piace. E adesso voglio, intanto che lei continua la sua ricetta, Teresa, volevo chiederti una cosa, perché io so la tradizione della famiglia che c'è al sud, anche da noi ovviamente, però il sud è ancora più forte, e quindi quali erano i piatti di tua nonna, o di tua mamma, insomma, ecco, se... Una cosa tipica del sud. Cioè, una cosa molto tradizionale al sud è fare il pane in casa. Noi ci svegliavamo molto presto, mi ricordo questo particolare perché eravamo piccolini, bambini. Noi lo facevamo un po' per giocare, però mia nonna poi lo vendeva comunque, lo regalava più che altro ai vicini, ed era una cosa particolare che forse oggi non si fa neanche più, si compra e basta. Beh, il pane sicuramente è una delle cose che, lo dico con un po' di così, un po' di tristezza, però io sono un grande amante del pane, però purtroppo la grande distribuzione organizzata e anche a volte dei panifie hanno fatto sì, certo, era una bruttissima vita quella del panettiere, perché alzarsi alle 2, alle 3 di mattina era difficile, però per noi insomma, poter consumare un pane come quello ha un valore innato sicuramente più di mangiare un pane surgelato. Esatto. Io non sono contro i surgelati, e questo è risaputo, chi magari mi segue da tempo lo sa, perché il surgelato ovviamente con le tecniche di conservazione che ci sono ai giorni nostri è assolutamente pari, anzi a volte è anche meglio del fresco. Certo che il fresco è un'altra cosa, voglio dire. I sapori sono completamente diversi. E anche, mi sento di dire, anche un po' i nutrienti, perché in fase di scongelamento, a volte non è proprio il problema congelare, quanto scongelare. Forse scongelare, non saper scongelare molto bene. Arianna, vedo che stai già preparando il piatto. Sì, io ho scelto il piatto bianco per rimanere sul classico, diciamo, e poi lo vado a decorare con i taralli. Con i taralli? Così non dobbiamo tirar fuori pane o cose del genere, lo possiamo mangiare con i taralli. Beh, questa ricetta peraltro, abbinando diciamo la proteina della carne con il tarallo, è un po' un piatto unico, quindi abbiamo sia i carboidrati che derivano dal tarallo, sia anche la proteina che appunto deriva dalla carne. Sì. Vabbè, la nostra fettina è quasi pronta, ovviamente verrà bella rosolata. Guardate che bella, che cioè, ha proprio, non so se si possa zoomare, ma io se non zoom la regia mi avvicino io e attraverso la mia voce, i miei occhi, insomma, spero che possiate vedere proprio questi pezzettini di tarallo, che me li immagino già quanto croccanti possono essere. Quindi una ricetta veramente, mi sento di dire, sì, anche semplice, perché è una cosa semplice. Che insomma i taralli li avete tutti in casa, se non avete i taralli un cornflakes o qualcosina, un pane secco, voglio dire, sì, ecco, sì. No? Un cracker forse anche per me, perché il tarallo e cracker. Benissimo. Ok, allora questa è pronta.
Andiamo a spengere la nostra piastra. Aspettiamo un attimo. La portiamo qui, guarda, sì. Così poi siamo anche facilitati, scusa, la mettiamo qui così al posto di questa, così siamo anche facilitati dal vederlo bene e dall'inquadrarlo bene, così. Perfetto. Gli amici che poi avranno voglia di... Se mai la taglio in due, così si vede meglio. Sì. C'è un profumo che è, ragazzi, una cosa incredibile. Andiamo a metterla sul nostro piatto. Secondo me oggi quella fettina non basterà per accontentare tutte le nostre persone in redazione e anche il sottoscritto. Veramente molto, molto, molto bella e molto invogliante. Adesso vorrei che faceste un patto, perché la nostra Arianna è la nostra cuoca di fiducia ormai della trasmissione Mezzogiorno con Mirko, e vorrei che faceste un patto e che tu gli commissionassi un piatto per la prossima volta. Calabrese. Questa volta abbiamo usato i taralli che sono pugliesi, adesso dobbiamo dare una nuova sfida per Arianna. Salato. Salato, direi, sì. Io direi una cosa molto veloce, lo spaghetto con l'anduia. Lo spaghetto con l'anduia. Però non so se trovate l'anduia giusta. Sfida accettata. Qui. Ce la porterai? Si può fare. Ce la puoi spedire, adesso ritorni, questa sera al treno che ritorna, ce la spedi, si può spedire l'anduia, credo, no? Ecco, anche due se ne possono spedire, giusto? Se ne possono spedire anche due. Si può fare un pacchetto. Benissimo, allora aspettando l'anduia e aspettando la prossima puntata, vi ricordo i nostri canali Veneto Globe, venetoglobe.com per chi insomma è più amante della tecnologia e di internet e anche per rivedere le nostre ricette, e poi Radio Conegliano. Ma non dimenticate l'hashtag, Mezzogiorno con Mirko, non dimenticatelo. Ciao!